casa, non per via del disturbo. Stavo dicendo così tanto per dire che cosa. Ma quindi sei Arduino, lo figlio di Umberto del Pistone, che figlio un corpo deficiente, disgraziato, cazzato al vestito che altro non si, che me siete ingoglionito, che me ci vuoi far manere, non lo sai che c'ha una certa età, ti fare scherzi da pazzo e vinti. E calma un attimo, fammi ti spiega. Spiega, ti spiego giusto sopra la testa, che ho detto che ci faccio lunga a pieno titolo. Ma calmati però, io ho 2 mesi che vivo qua dentro, vado che scherzo. 2 mesi? Figlio, muove, mi sono troppo. Sentimi una cosa, che ti sei riscimisto su sta testa tu? Perché sta riscimisto con te? Perché c'hai la sua testa, per abitarci purtroppo. Per abitarci? E dimmi una cosa, vieni. Ave caro l'affitto? No, perché se ci sto tutto su sparagno, a me pio un appartamento scritto sopra di te e ci vendo le case pure io. Oh, lo difficile sarà convincere già moglie a trasferirci. Guarda, il tuo furbetto non è mica tanto comodo come lei, non ti credi. No, così quando me moro, ti faccio fare un funerale direttamente dentro casa, senza scomodare nessuno. Ci limitiamo giusto a chiamare lo prete per la benedizione e lo muro dove murare lo letto, come lo sei chiamato tu. Ma guarda che se io sono venuto a abitare con te, non te lo dico, non è per il busto o perché a me è come ci piace il panorama, tu lo dovresti sapere perché io stavo a contento. Sentimi un po' una cosa, prima di tutto a me si è fatto tardi, secondariamente io ho l'impressione che te ogni teniate piante per culo e siccome io stupo tu non so, mi fai un favore di levarmi e te li Così detto. Prima perché te si stiamo fra su poro vince e fili e senza fatte passare per le mani dello primario. E zitto un attimo, aspettati un attimo. Ti ricordi tu l'anno scorso quando non volevamo gli ultraziuglio in Sud America? Oh, a proposito, proprio per il rispetto che dovresti avere per questi pori morti di casa tua, che dovresti evitare farsi gli occhi valordi. Poi Umberto, manco 2 mesi che era partito. Ma ce l'ha mandato qua bello che bacchettato. Con seguito dello console e dello funzionario dell'ambasciata. Bella cerimonia però. A me ricordo che lo sindaco a me fece mettere la divisa quella bella, quella dei primi di novembre. Ma una cosa, è preciso che gli è successo. Sì, quando ha scritto, ha voluto dire che babbo gli aveva un infarto. Fuori babbo. Quando era venuto in passato, in successo mio si è giocato tutto, la casa, la fabbrica, la macchina. E allora ha pensato di mio fratello, io in Sud America, però un po' per la pena, un po' per la vergogna. Oh, a un certo punto si sarà reso conto di questo e quando era stato disgraziato, il cuore non mi ha detto. Giocato? E come si è riesso a fare? Una partita dei poker. Di che? Dei poker, su un circolo. Un circolo dove sta seguendo uno spedace, capito? Ah, loco, non si trova tutti quelli pezzi giocati? So capito, so capito, ma tu guarda là, ma dico io, ma come se tavolo giocasse tutti i capitani? Che è che tu, che c'hai? Oh, io non ti voglio dire cosa, già. Ma mi sa che parli di buon cacchino. Ha cacchito? Ha germogliato? Ha cacciato l'anzalata, che cosa ha dovuto? Che marito era questo qua dietro? Quale? Quello, tu non ne capisco? Boh, e questo deve essere stato che siamo portati da Luvendo, che ha trovato un terreno bello che è concimato e ha cacciato il terreno, eh? Dimmi in voglia, sa, ma ve lo venia su Vendio dell'Alcondazio? Ma che c'è una cosa, potrebbe essere pure stato... Che camion che passia qua io sotto la valla e che trasportiamo sempre questa roba adesso. Dopo un po' per lo spostamento d'aria dalla velocità di un camion, un po' per il vento, lo semmo si è volato via e si è accusato questo. Ha trovato la terra, è un bello che smosso, mollo pure. Mi sembra un bello risultato, Io... Lei sa, ma dimmi un po', non si piace lo seme delle pomodori? Quelle terre... Vabbè, lo seme delle pomodore americane. Tu con me le sumenti il caccia le pomodore con le cannette belle che viste. Dimmi cosa, Alessandro. Dimmi. Ma come sarà fatto il nuovo
andando a spartire bene tutte le cose. Sentimi un po' te, ma si sentito mai parlare tu delle fave dei morti? Sì. E allora se si sentito parlare delle fave non devi tanto manco scandalizzare le pomodore. Ma se ci deve sapere che sono vivo. Isso sì, anzi, è spizzabile che ce lo sappia. Dopo ti spiego, no. Dai. Che mi è successo? Ah, me ne so io. Fortuni, gli abruzzate morto, no? Ave l'acqua dei fiori, dai! Vivo! Sì, no, non è così! Sì, sì, è vero, le sa! Eccomi qua, vivo e peggio! Eccomi! Tocco! Tocco! Sì! E tocco! A me cagli! Lo vedi? Ma allora non c'è proprio il mio figlio un corpo mio! Ma lo posso chiedere un figlio di famiglia per darmi le pelle! Lo disgraziato! E l'ambasciatore è suo! Lo funerale in bomba magna! Lo dettirare zio! E ti parto! Ma è che siete uno oggi! Tu come spiego? Da come si capito mi sono arrivato tutto? Tralascia, che fino adesso ce l'hanno riato. E da dove comincio? Da quando dici che hai seguito mio zio! Ma tu ci hai seguito veramente? Sì, sì, certo, come ti spiego.
Signori, la quinta dimensione, allora il proscenio, il grande applauso del Teatro Mercantini. Complimenti, complimenti a tutti. Se siete d'accordo, io richiamerei anche chi ha partecipato, Remigio Giannetti, un applauso, che ha aperto la serata, a Marsha In.